Buongiorno a tutti e ben ritrovati sul mio canale. Oggi proseguiamo la nostra partita con Teodoro e su Europa Universalis 4 e riprendiamo dal punto in cui siamo rimasti la scorsa volta. Visto che ho intramezzato una partita del tutorial, ripartiamo da qui e vediamo da lontano. Allora, è il 1695 e dobbiamo iniziare a rushare un po' l'impero perché non manca così tanto tempo, eh. Mancano 120 anni e non sono tantissimi. E manca tantissimo territorio. Rivolta a Mezen, perché siamo oltre. Sì, 104, mannaggia. Va bene, dai, intanto vi lascio la intro. Ci vediamo fra pochissimo. Buona visione. Rieccoci qui. Allora, questi lasciamola un po' qua, allora. E andiamo avanti, usiamo un po' sti soldini per abbassare la capacità di gestione, così almeno vediamo di aumentare l'efficienza amministrativa. Poi dobbiamo continuare a lavorare sulle nazionalizzazioni e sulle guerre, quindi dobbiamo continuare a dare botta all'impero. A sto punto ora ci sistemiamo un po'. E poi ripartiamo, colonia, qua vicina, pronta, 251%, di certo non la butteremo giù in una guerra sola, ma perfetto, qua si ritirano dalla coalizione. Polonia non ho neanche letto, onestamente. Ok, e qua su, vabbè, ci sono loro sempre, no? Sì, sono sempre loro, quindi questi qua li portiamo. Semmai già a tiro. Già a tiro così che loro possano poi essere pronti. Stanchezza di guerra un po' alta, eh. Stanchezza di guerra un po' alta. Qui non li attacchi? Ma sì, dai, c'hai anche 84.000 riserve. Recupera gli uomini e attaccali, fine. Lo convertiamo. Il massimale è 1148, perfetto, bravo. Quindi tra non molto siamo a posto, come massimale. E le tech ancora 6, no, 6 anni no, però 5 anni più l'istituzione. 5 anni più l'istituzione. Vediamo, allora, sviluppo, devo cercare uno sviluppo 30. Qui ho fatto l'università, per caso, no. Però potrei farla. Potrei farla perché così almeno lo portiamo a 30. 28, qui abbiamo fatto università, no, nemmeno. Qui sì. Dobbiamo cercare tutte le province a 30 o simili per portare. Università, to. Facciamo così, gli diamo un colpettino, la portiamo a 30. Ma non era 30, quant'è che era lo sviluppo? Sì, era 30 forse per l'università, 30, sì. Per l'istituzione nuova, quindi dove abbiamo fatto l'università, tanto bene o male abbiamo anche. E qua non c'è l'università, ah no, ma questa è Lituania, non c'entra niente. Dicevo, abbiamo anche un po' di punti militari in aggiunta, quindi spendiamoli per fare un po' di sviluppo dove serve. 29, l'università c'è, anche qua nel Neumark, costo sviluppo locale, 30. E poi qui abbiamo, cosa c'altro abbiamo qua? Quindi niente università, un 27, 27 lo facciamo. Tanto ci abbassa anche del 20% il costo, quindi comunque anche sviluppare queste province costa molto meno, se non abbiamo soldi. Aspettiamo un mese, perché tanto guadagniamo 180 ducati al mese, quindi il prossimo mese possiamo già farlo. E sviluppiamo bene questa zona. Così proviamo a prendere noi l'istituzione. Questo è già un 30.
33 e c'è l'università. L'università dovrebbe essere già in tutte le province almeno a 30, però visto che abbiamo dammi 50 punti amministrativi, visto che abbiamo un po' di soldi e un po' di punti militari in eccesso, portami anche l'università dove siamo a tiro e a quel punto spendiamo qualche punticino militare. Poi magari proveremo a far uscire l'istituzione o a svilupparla in un'altra zona. Magari che costi poco. 33, l'università c'è. Questo è un 43 e c'è l'università. Ottimo. Università 39, 30. Senza università, facciamo subito. Tanto i soldi ci sono qui, quindi non è assolutamente un problema. Direi che più o meno l'abbiamo fatto. Ora poi vediamo dove stiamo costruendo l'università. E gliene piazziamo ancora una. E perché non me la fa fare? Ah, perché stiamo facendo il mercato dei tessuti, chiaramente. Siamo pieni di, sì, di riserve. Spendiamo un po' di riserve per velocizzare. Tanto quante ne facciamo? 3.000 al mese, quindi in un anno recuperiamo già le 40.000 che stiamo investendo adesso. Ok. Beh, qui sì, 22 lo lasciamo perdere. E qui invece c'è dappertutto, vero? Università, università. A Matrega c'è, ma è un 26. 30, perfetto. Mentre qui mi sembra di averlo fatto dappertutto. 28. 33 c'è l'università, 33 c'è l'università, 30 c'è l'università, 16 ignoriamolo per ora. 24, 21 volendo, anche questi potrebbero fare. Qui stiamo quasi finendo l'università. Questo è lo stesso stato? Sì, allora potenziamo anche qua, va. E poi lo mettiamo sul militare, tanto. Qui invece militare però è già cannone. Praticamente abbiamo finito l'università, quindi passiamo da 68, da un 10 in meno in teoria, no? 58 dovremmo andare. 60, quasi. Facciamo così. Non possiamo ancora legittimare. Produttività meno 10. Fa lo stesso, per ora che siamo bassi di punti andiamo avanti. Poi, quando avremo gli altri punti in eccesso, li spenderemo. Qua per ora zone buone in realtà non ci sono. Questi forti, questi boschi, praterie, eccetera, li dovrei anche levare. Perdiamo prestigio. Perdiamo prestigio. Ci mettiamo modificatore fiscale? O ribelli, quasi quasi ribelli. Ribelli, va. E potrei anche potenziare, visto che comunque i soldi ci sono. Diplomatica, cosa c'è? Ne manca ancora una? Sì, una sola. Potere delle carovane, mercanti e punto di lealtà dei burger. Siamo a 95 di assolutismo e abbiamo 5 su 6 perché abbiamo questa, sì. Va bene. Ancora non si può, però adesso intanto iniziamo a far scendere la sovrastensione e la capacità di gestione. Così ci aumenta anche l'efficienza amministrativa. Appena possiamo poi legittimare queste due province, le facciamo. Ah, questo? Questo non serve a niente, portamelo giù. Servirà qui. Perfetto. Sì. Via nave. Ah, in realtà aspetta. Si ribellano. Aspettiamo giusto per prendere questi ribelli e poi basta.
se ci sono solo quelli. E quanto sono ora? A zero, ottimo, scendono anche. Allora, potrei anche confiscare. Sì, dai, andiamo a 100 almeno. Tanto anche se con un po' di ribelli, chi se ne frega. Cioè, abbiamo già l'esercito pronto a girare sui ribelli. Adesso vieni di qua. Tu, perché non stai più facendo niente? Dammi un ammiraglio. Proteggi il commercio, Lubecca. Ovviamente in caso di guerra te ne vai, ma fino a che non c'è, avanti. Facciamo un po' di punti di potere commerciale. Cavolo quanto. Pro Tech 24, che è la... La prossima. Con la prossima si va. Intanto sono pronto poi per dichiarare a Colonia. Perfetto, dai. Così almeno ci porti avanti qui. Come sta andando l'annessione? Un po' lenta, eh. Luglio 1712. Poi siamo pronti. Colonia o Brunswick? Adesso vediamo. Magdeburgo. Facciamo un po' un'idea su chi andare a prendere. Mi piacerebbe di più Colonia per iniziare a creare i confini esterni. Una volta fatti i confini esterni, l'interno ci pensiamo noi. Tu stai andando a prendere tutti, vero? Sì. Bravo. Ci metterai un po', ma chi se ne frega, tanto ci pensi te da solo. Ottimo, dai, fammi partire anche l'ultima provincia. Ah, cavolo, stiamo facendo un edificio governativo, ecco perché non si può legittimare. Nel 99, allora possiamo pure dichiarare adesso. Possiamo pure dichiarare, vediamo, Brunswick, Frisia Orientale, Colonia, Palatinato e Franconia. E allora niente, Colonia diretti. Chiara guerra, dentro la Francia. Così siamo tranquilli. Abbiamo diplomatici. Questo con gli alleati. Dipendenze, reti spionaggio. Onestamente... E reti spionaggio, via. Facciamo fare delle rivendicazioni e poi basta. Indichiamo area con più sviluppo. Perfetto. Poi per ora basta, tanto ci dobbiamo concentrare qua nell'Europa ora. Milano perché non viene? Perché ha stanchezza di guerra. Quanti favori abbiamo già a Milano? 46, benissimo. Favori. Dov'è? Ah, intanto posso chiederti dell'oro e delle riserve, ma riserve ne ho... massime. Quindi oro e prepariamo la guerra. Perfetto, così preparando la guerra viene anche lui. ...4 novembre, vai, prepara la guerra. Colonia, benissimo, non entra neanche la Svevia. Sì, lo prendo giù di sviluppo, poi semmai riconfisco di nuovo. Via. Via. Dove abbiamo? Vedi come sono messi male sti generali. Qua dobbiamo metterci quello con 4 di assedio. Che l'abbiamo levato? Dove? Qua. Va bene, qui. Però qua l'altro con 4 di assedio. Che possiamo per di più portare giù? Quante navi hanno? Pochissime, benissimo. Quindi vieni pure qua. E a te diamo invece un generale più da ingaggio, tipo questo. Perfetto, quindi iniziamo ad assediare. Via. Chi è che c'è? Colonia, Brunswick e Franconia. Anzi, allora visto che ci siamo, scusa, prima facciamo fuori
Brunswick non si può. È forte, c'è cioè, che rompe le palle. Boh, vabbè. Allora a sto punto si assedia. E portiamoci già avanti. Municipio, via, a manetta, andiamo ad abbassare questa capacità di gestione. Zero precisi. Zero precisi va benissimo. Bravo. Avanti. Dove possiamo fare qualcosa? Ah, qua per esempio, sì. Perché no? Perché qui ci sono andato troppo veloce. Troppo veloce. Facciamo così. Ritirati qua. E anche tu. Anche tu aspetta la Francia. Anche se Francia rompe le palle perché poi vuole lei le terre. Quindi no, dobbiamo spingere noi. Dobbiamo spingere. Adesso arriva anche il secondo esercito in più. Così proviamo a chiudere l'altro. Sta arrivando, sì. Con molta calma, ma sta arrivando. Tipo questo intanto lo possiamo portare in avanti. Così che recuperino le forze. E proviamo poi a pinzare sti qua sul forte. Abbiamo 26 navi, non sono tantissime. Uno qui e uno qui. Ah, ma mi ingaggi te, eh? Mi ingaggi te. E io ti blocco questo rinforzo da 28. Dovrei riuscire a pinzarlo. Però arriva anche lui, eh? Allora, questo, ok. Perdiamo questo ingaggio e va bene. Questo come procede? Se perdiamo anche questo. Hanno comunque un discreto morale, sì. Via. Non può andare via questo? Via. Non bene. Dove si ritira? Solo qui? Male. Molto male. Sa che queste truppe le perdiamo. Porca troia. Vabbè, le rifaremo. Tanto abbiamo riserve. Rifacciamole. 135 giorni. Sì, qua va bene. Dovrebbero essere abbastanza al sicuro. Quanto ci mettono ad arrivare le altre? Scusa, via nave. Ma non sono ancora partite. Magari con questa avremmo fatto prima. Magari non avremmo neanche perso qualche battaglia. Ma vabbè. Amen. Via. Dedichiamoci a questi. Francia, cosa stai facendo? Ah, ok. Minchia Colonia. No, questa è Franconia. Lo stesso colore sembrava la Colonia. Però è Milano, questa non è. Non è la Francia. Leviamo ancora un po' di editti. E poi dobbiamo rimetterci un po' in sesto. Ci abbiamo creduto troppo. Ottimo, ottimo. Ora che arrivano questi 66, vediamo. Vediamo, eh. Prestigio o soldi? Dammi prestigio. Tanto rifacciamo un altro esercito. Tanto comunque riserve ne abbiamo veramente tante. Via questo. Allora, in realtà sto levando editti, ma non dovevo farlo. Perché devo controllare, ecco, le province non a 30. Tipo
e poi a quel punto posso levarlo. Va bene. Sì, ma adesso si ingaggia. Adesso si ingaggia e questi qua voglio vedere se fanno una bella fine. Anzi, mettiamo più un generale da combattimento. Vediamo se con i rinforzini riusciamo questa a giocarci. Questa l'abbiamo battuto, è perfetto. Questo qui è quello con assedio 4. Iniziamo a prendere i forti. Possiamo andare a quel paese Brunswick. Così intanto riduciamo il numero di truppe. E la smetto di rompere le palle. Vediamo se rinforzando riusciamo a salvare il combattimento. No, va bene. Va bene, ma andiamo qua. Ok. Adesso li mettiamo in sesto. Li mettiamo insieme. Facciamo un esercito unico. Li aveva fatti anche belli distanti, eh. Allora, qui magari già Brunswick si leverebbe anche già dalle scatole. Andiamo a metterli insieme. Di quantomeno sono un gruppo unico. Questi 7 onestamente spererei di salvarli, se sono 7 artiglierie un po' costano. Via. Riportiamoli in avanti questi, insieme a questi. Così iniziamo a dare un colpetto a colonia. Vediamo di unirci con queste truppe qua. Avanti. Editto, chi c'era sotto i 30, scusa. Crimea, che però non ha università, gliela mettiamo. Caffa 41, 56, no, qua assolutamente. La mettiamo in Crimea. Solo qua, va bene. Perfetto. Vediamo se riusciamo a pinzare la colonia, intanto magari facciamo fuori Brunswick. Brunswick che ci dà? Operazioni di guerra, saccheggio capitale e soldi. Sì, via. Via. Andiamo a portare questi 7 e questi qua. Questi chi è? Franconia e Colonia. E Franconia non si leva sicuro, non abbiamo neanche iniziato il combattimento. Marcia forzata, via. Entra. Dai che ci sono 73 milanesi. Ottimo. Ottimo. È stata costosissima, ma va bene. Ora li possiamo mettere insieme. E possiamo mandarli dove? Franconia. Ecco, questo è grosso qui. Ecco perché Franconia rompe tanto le palle. Andiamo in Franconia. Mentre voi iniziate a assediare Colonia. Via sui forti. Truppe siamo nettamente superiori, ma la Francia non si fa vedere. O ha le truppe lontane, o non ha intenzione di combattere questa guerra. Milano sì, Milano sta facendo vedere. Vai, attento perché qua non abbiamo morale. Recuperiamo un po' di morale prima. Vai. Vai. Allora, per esempio, prendiamo un po' di province così a caso. Tanto da fare un po' di punti.
Benissimo, si esce dalla coalizione. Ecco, ora quello che potrei fare è levare alleati, che tanto è inoperoso, e metterlo oltraggiati. Così iniziamo ad abbassare anche qui. Visto che comunque un po' di espansione aggressiva la faremo sicuramente. Qua ci mettiamo l'altro con 4 di assedio e iniziamo a prendere i forti. Aia, aiaiai, non ci arriviamo qua però. Sì, ci arriviamo. E questo è un po' tardi, ma forse ci può arrivare ugualmente. Tanto rinforziamo qua. Vediamo se ce la facciamo. Combattutissimo. Muoviti in avanti. Entrato, ottimo. Ottimo. Punto, leviamo loro e facciamo questo di assedio, via. Franconia uscirebbe? Franconia uscirebbe, perché no? Perché no? Non mi interessa combatterla. Via. È rimasta solo Colonia ora e adesso mi spiace. Mi spiace perché ora invece siamo tutti contro uno. Via. E qui puntiamo ad arrivare qua sotto. A sto punto che non venga la Francia va bene, perché queste terre sono nostre. Sì, che palle, Costantinopoli. Devo rinforzare il forte qui perché cado ogni 2 secondi. Massimo 1148, abbiamo ancora un po' di punti. Crimea non ha fatto la capitale, ah sì, la capitale, l'università, vero? Non ancora. Via. La capitale. Colonia, la capitale. Ci siamo quasi. Ci siamo quasi alla capitale. Capacità di assedio, ovviamente. A questo punto farei forse la tech per non rimanere indietro. L'illuminismo capita a noi, in Cartalia. 300 punti, 100 per tipo, 20 di prestigio, 25 punti di riforma governativa e soprattutto spinge l'illuminismo da noi. Ottimo, ottimo. Questa è un'ottima notizia. Abbiamo fatto un sacco di università apposta, però va bene. Potere delle carovane. No, facciamo la tech, dai. E qui poi ci vorrà ancora un po'. 1100 totale, 48. Tra pochi mesi già dobbiamo sistemare un po', eh. Però almeno si espande in una zona abbastanza sviluppata. Cartalia qua quindi. Quanto esce? Ah, lui, vabbè, qua c'è già ovviamente. Qui 3 al mese. Non male. Non male. E facciamo diffusione delle istruzioni. E poi mettiamo anche l'icona giusta. Avanti. Qua non ci possiamo andare. Andiamo qui e qui. Quanti ne prendiamo al mese? 13, ancora un mese lo possiamo fare. Poi facciamo un generale. Lo facciamo subito. Poi in realtà un 10% lo si può anche fare, però tanto vale a sto punto. Teodoro non è che esce, vero? Dovrebbe uscire da tutti i posti dove c'è un'università. Infatti 3,43 al mese, scusa, mettiamo a diffusione istituzioni anche qua, Teodoro. E visto che c'è uno sviluppo molto alto, ci occupa subito una bella fetta. Francia, cosa stai cercando di fare? Non vorrei fregarci i forti, le province, eh? Devo arrivare fino a qua a Treviri. Fino a Treviri.
perché la provincia confinante con te voglio prendere questa zona qua. Vorrei fare così, se si può. Passando a fianco alla capitale. Attualmente province semplici non ce n'erano. Fermo a Munster a caso. Dai, dobbiamo buttare giù il forte. Buttiamo giù il forte di Berg. Perfetto. Minchia, giro. No, allora vai a prendere la capitale fino a che non prendiamo questo forte qua di Francoforte. Anzi, qua ci possiamo andare. Sì, niente, è giusto questo qua sotto. Minchia, forte 9, capitale. E va bene. Onestamente, questo non mi piace proprio per niente. Cambiamolo. Cambiamolo e sbombardacchiamo così facciamo prima. Qui non si può. Adesso ti fai vedere Francia, ma ormai ho già fatto tutto io. Io e Milano, ovviamente. E produttività che costa la metà. Eccolo qua. Portiamo a 5 e tutti gli altri a 4. Costa 22 un livello 5, non male. Non è ottimo, ma non è male. Ho preso il forte in Crimea, eh. Devo andare a romperci le palle. Facciamo così. Quanti sono? Non molti, ci vuole una vita arrivarci, ma se ci arriviamo, li attacchiamo. Non ci arriveremo mai. Però andiamo a liberarlo intanto. Via. Perfetto. Infatti hanno già vinto col 14%. E ma anche noi buttiamo giù la capitale. Ci prende tre viri, sto maledetto. Con tutte le zone che ci sono, l'unica che mi serve a me, eh. L'assolutismo finisce tra 9 anni praticamente. Vabbè, e ci fermeremo a Bregenz a sto punto. A Koblenz a sto punto. Svevia. Ah, è grande anche la Svevia. Koblenz preso. Ah, l'ha mollato, ma io non ci passo di lì comunque. Vabbè, facciamo il giro largo e proviamo. Svevia. Riparazione di guerra, saccheggio capitale, transfer trade, soldi. Vediamo se riusciamo a fare il giro. E a recuperare intanto Teodoro. Potere commerciale. Niente, ci sono arrivati loro prima. Sono arrivati loro e quindi niente. Prendiamo la capitale e facciamo pace. Che qua c'è sempre un 4 di assedio, ma ci sono 17 cannoni, non 30. Cambia? Sì. Cambia di un 14%. Ah, la Francia non vuole ste province, ma che brava. Molto brava. Allora me le prendo subito. Me le recupero subito. E beh, questo forte possiamo anche mollarlo, onestamente. Perché non mi interessa vincerlo. Tanto lo possiamo prendere comunque. Bene. Vorrei confinare con Liegi. Con la Francia. Livello 11, ottimo. Assolutismo, massimo assolutismo più 10, efficienza amministrativa. Questa è tanta roba. Sono tutti buoni questi, eh. Sono tutti buoni. Però a sto punto mi prendo il massimo assolutismo e l'efficienza amministrativa che è tanta roba. Via. E a sto punto abbiamo 105. Posso mettere un editto. Quale mettiamo? Mettiamo un editto. Morale esercito. Contro gli eretici e pagani, tanto sono sempre eretici e pagani, quindi via. Tanto
Tanto i prestiti dei burger non mi servono più. Cadi? Ottimo. Allora, caduta colonia. Ora 100% ce lo danno. Direi di sì. Andiamo a fare così. Vediamo se si può fare. 95,7. Va benissimo. Va benissimo. Poi ci dai. Riparazioni guerra sono tutte a noi, vero? Tutte a Teodoro. Sì. E i soldi. Si incazza qualcuno? Un po' sì. Un po' sì. Ma è anche vero che... icona abbiamo? Giusta. Vabbè. Amen. Così. Faremo un altro po' di pausa, ma... ci serve. Ci serve perché questi sono un bel po' di territori molto comodi, molto utili. Faremo un altro periodo di assestamento. Vai di legittima tutti. E ora dobbiamo spendere un po' di punti militari. Un po' di punti militari. Come cavolo li spendiamo? Beh, qua in Crimea abbiamo messo diffusione istruzioni. Dove abbiamo l'editto? Qua avevamo l'editto per... sì, per il militare. Facciamo così. Facciamo così, qua lo rimettiamo. Modificatore riserve e anche qua non era male se non ricordo male. Sì, infatti anche qua abbiamo a cannone riserve. Perfetto, dai, riserve. Benissimo. Io direi che per oggi ci si potrebbe anche fermare. Abbiamo fatto un'altra bella conquista, questa molto buona perché ci spingiamo in avanti. Siamo oltre a 100? Ah, cavolo. Ah, sì. Siamo a 103. Vabbè, amen. Continuiamo ad abbassare la capacità di governo. Tanto soldi ne abbiamo. Perfetto. E poi direi che ci fermiamo qua. Abbiamo il CB contro la Francia, ma non lo useremo adesso. Abbassiamo un po' la stanchezza di guerra, che è altissima. Ma è altissima questa qua perché abbiamo un sacco di sovraestensioni. Infatti più 10 da stanchezza di guerra, più 5 da sovraestensione. Ora facciamo scendere tutte e due. Facciamo le tech. Quando facciamo qualcosa, facciamo l'ultima idea. E poi ci lanciamo verso la conquista del resto dell'Europa. Quindi, intanto come sempre vi ringrazio. Il prossimo potrebbe essere il Palatinato. Brunswick, Svizzera, passa via, sì, oppure la Svevia per continuare a creare confini, o Liegi. Liegi, Piccardia, Assia e Aragona. Ok, vedremo. Intanto, come sempre, grazie, ci vediamo a un prossimo episodio. Ciao ciao.